Che vedete scritto qui? Leggete. Analisi logica, i sintagmi. Un'altra parolina importante, sintagmi. Andiamo a scoprire che cosa sono i sintagmi. I sintagmi non interessano l'analisi grammaticale, ma interessano l'analisi logica. Andrea, abbiamo visto come nell'analisi grammaticale, quando facciamo l'analisi grammaticale, noi che cosa andiamo a guardare al microscopio? Ogni singola parola, è vero? Nella frase il pesce nuota nel mare, se io faccio l'analisi grammaticale, cosa vado a guardare? La prima parolina qual è? Aprite i microfoni che dovete rispondere. No, la prima parolina. Il, nell'analisi grammaticale, il che cos'è? Genere? Benissimo, Davide, accendi il microfono, rispondi anche tu, Alice. Pesce, nell'analisi grammaticale, che cos'è? Christian, anche tu, rispondi, Emilia, anche tu, rispondi. Nome comune di animale. Il pesce femminile? Chi ha detto femminile? Che diciamo noi, la pesce? E quindi pesce maschile o femminile? Singolare o plurale? Ok, nuota, che cos'è nell'analisi grammaticale? Bravissimi. Nel, ve lo dico io perché ancora non l'abbiamo fatto, è una preposizione articolata, ok? Mare, in analisi grammaticale. Bravissimi! Quindi nell'analisi grammaticale noi andiamo a guardare col microscopio la frase e andiamo ad analizzare ogni singola parolina che incontriamo, è vero? Nell'analisi logica non succede questo. Logica ce lo dice la stessa parola, ve l'ho sempre detto che significa il pensiero, il pensare, vero? Nell'analisi logica noi diremo che il pesce che cos'è? Bravissimi! Nuota che cos'è? Nel mare è un complemento, è vero? Allora, in ogni frase, però, ogni singolo gruppo di parole, il pesce. Quanti gruppi di parole abbiamo qua? Abbiamo il pesce è il primo gruppo di parole, vero? Il secondo gruppo che cos'è? Il terzo gruppo? Quindi abbiamo tre gruppi di parole, ma sono tre gruppi di parole che comunque hanno un significato. È vero che hanno un significato? Se io dico il pesce, il nostro cervello che cosa pensa? A un pesce o pensa a un bosco? E per associazione di idee, il nostro cervello che cosa pensa qua alla parolina il pesce? E poi che altro? Che ci associamo come tempesta di idee, quali altre parole associamo noi al pesce? Mare, poi? Nuota.
Nuota, ma posso dire tante altre cose. Comunque sia, il pesce è un nome, quindi ha un significato. È vero? Come un significato ha il verbo nuotare, come un significato nella frase ha il mare. Ok? Se io li divido queste parole, comunque ho un significato. Sì o no? Sì, ogni singola parola, il pesce ha un significato, nuota ha un significato, nel mare ha un significato. Se io direi pesce da solo avrebbe un significato? No, lo stesso discorso se dico mare da solo avrebbe un significato? No, ci devo mettere vicino qualche parolina, è vero? Allora, che cosa sono i sintagmi? I sintagmi non sono altro che un gruppo di parole all'interno della frase che io posso dividere e loro mantengono lo stesso significato. Il mare è sempre il mare, non è che diventa fiume se io lo tolgo dalla frase. Diventa fiume? No, è sempre il mare. E quindi è sempre un nome. È vero? Nell'analisi grammaticale, mare, pesce, scusate, pesce è un nome. Nell'analisi logica, pesce lo chiamiamo soggetto. Quindi ha un suo significato, ha una sua funzione all'interno della frase, il soggetto? Sì o no? Poi lo vedremo meglio dopo, però. E lo stesso è per mare. Allora, adesso prendete il quaderno, mettete la data e copiate. Cosa c'è scritto sotto? Leggiamolo. Ogni frase. Ogni frase può essere divisa in gruppi di parole che insieme mantengono un significato all'interno della frase. Questi gruppi di significato si chiamano Sintagmi, quindi il pesce, io lo chiamo sintagma, ma come chiamo il gruppo il pesce? sintagma. Sintagma, nuota è un sin. Diego, c'è che non lo vedo? Diego, mi stai seguendo? Ok, nuota è un sintagma, ok? Nel mare è il terzo gruppo di parole ed è quindi il terzo sintagma in questa frase. Ok? Allora, il pesce un sintagma, nuota un altro sintagma, nel mare un altro sintagma. È chiaro? Allora, adesso copiate così come vedete. Maestra, pure i Allora, i disegni in alto, sì, fateli pure, ok? Solo che dove ho scritto ricorda, è chiaro che non mi farete le lettere con i disegni, mi scriverete semplicemente ricorda. Ogni frase può essere divisa in gruppi di parole che insieme mantengono un significato e hanno una funzione all'interno della frase. Questi gruppi di significato si chiamano sintagmi. Insieme mantengono un significato e hanno una funzione all'interno della frase. Questi si chiamano Bravissimo Andrea, bravo campione, bravo Diego. Ok, allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Dimmi Davide.
sono riuscita ad ingrandire. Perfetto, allora che faccio? Devo ritornare lì per farti copiare oppure preferisci lasciare e lo fai dopo? Come vuoi tu. No, dimmi tu. Lo faccio più tardi. Ok, allora andiamo avanti. Continuando a scrivere sotto, però forse è meglio che scrivi adesso, Davide, perché poi devi scrivere pure questo. Vai. Ok. Maestra, intanto noi che facciamo? È un attimino soltanto. Tanto, Davide, ci metti molto a scrivere sotto? Intanto voi cominciate a leggere la regoletta e a memorizzarla, dai. Non mi va. Dico, direi di stare. Non mi va. Che succede, Diego? Essere divisa in gruppi di parole che insieme mantengono un significato e hanno una funzione all'interno della frase. Questi gruppi di significato si chiamano sintagmi. Bravissimo Domenico Pio. Allora, questo lo dovete memorizzare. Intanto che Davide finisce di scrivere. Ti posso dire la regola? L'hai già imparata a memoria? Sì. Sentiamo. Non ti sento, hai l'audio chiuso, Domenico. Io sì. È un gruppo di parole che... Allora, i sintagmi, detto in parole semplici, è un gruppo di parole che hanno un significato all'interno della frase. Dentro alla frase. Allora, maestra, possiamo dirla a parole nostre o dobbiamo dirla esattamente come si... È sempre preferibile dirla a parole vostre, sai perché, Sofia? Perché se me la dite a parole vostre, vuol dire che avete capito quello che si dice nella regola. Non avete imparato la regola a pappagallo, ma con la vostra ragione vi ha fatto capire che cosa dice la regola. Ok? Va bene? Quindi dirla con parole vostre significa questo, significa aver capito il concetto, perché noi siamo sul campo metacognitivo, siamo sul campo dei concetti. Ok? Vi ho detto sempre che in Italia, secondo una stima, qualcuno parla del 47% di analfabeti funzionali, qualcuno parla del 74% di analfabeti funzionali. Chi sono? Sono tutte quelle persone che, lasciate alla scuola, non leggono più. E quando leggono qualcosa, scrivono qualcosa, non capiscono che cosa leggono e che cosa scrivono, pur sapendo leggere e scrivere, ma non capiscono il concetto di quello che leggono, ok? Tipo se gli diamo il libro di letture, dice comprendi il testo, loro non... Lo comprendono a modo loro, ma non comprendono il vero significato che c'è nel testo, il significato intrinseco nel testo, ok? È una sola parola il significato, cioè... È una sola parola. Esatto. Saper leggere non significa capire quello che si legge. Io leggo tutto. Benissimo, bravissimo Domenico. Però non devi solo leggere, ma ti devi sforzare di capire quello che leggi. Perché leggere siamo capaci tutti. Gli occhi li sappiamo usare, le lettere le sappiamo decodificare, ma difficilmente riusciamo a interpretare il significato vero della parola. E vi ho detto che il testo più ambiguo che l'uomo ha difficoltà a capire è proprio la Bibbia. Per questo ci sono tante religioni nel mondo, perché ognuno interpreta la Bibbia a modo suo. La Bibbia. Esatto, la Bibbia è il libro che leggono gli ebrei, leggono i cattolici, leggono i protestanti, leggono i testimoni di Geova, leggono i pentecostali, gli evangelisti, tutti leggono la Bibbia, però ognuno la interpreta a modo suo. Questi gruppi. Allora, andiamo avanti, Davide, hai finito?
Sto a gruppi della cosa giusta. Ah, ok. Questi gruppi di significato si chiamano sintagmi. Vai, Davide. Maestra, te la posso dire? Sentiamo. Ogni frase può essere divisa in gruppi di parole che insieme mantengono un significato e hanno una funzione. E hanno, senza il che. E hanno. E hanno. Una funzione. Una funzione all'interno della frase. Questi gruppi di significato si chiamano sintagmi. Bravissimo Domenico Pio. Ok, Davide, hai finito? Posso andare alla pagina successiva? Maestra, la posso dire io? Dai, velocemente però e poi andiamo avanti. Vai Andrea. Vai Andrea, dilla. Ma chi era, Andrea o Silvana che voleva dirla? Oh, io, Maestra Andrea. Ok, tesoro, dimmela. Ogni frase può essere divisa in gruppi di parole che insieme mantengono un significato e hanno una funzione all'interno della frase. Questi gruppi di significato si chiamano sintagmi. Bravissimo Andrea. Allora, abbiamo detto che ogni sintagma ha una sua funzione che si capisce dalla domanda. Cioè, che significa? Che io so se quel sintagma è un soggetto, un predicato oppure un complemento dalla domanda che io mi pongo. E adesso facciamo attenzione. Vi ricordate che già dall'anno scorso io vi dico che qual è la parte più importante in una frase? Il verbo. E vi ho parlato della grammatica valenziale. La parola valenziale è una parola che voi troverete pure quando alle scuole superiori studierete l'algebra. La valenza del numero, ok? Cioè l'importanza del numero. Quanto può essere importante il numero? Quindi valenza significa importanza. Nella frase, l'importanza quindi... Quando noi andiamo ad analizzare una frase nell'analisi logica, che cosa dobbiamo andare a guardare prima di ogni cosa? Il verbo. Accendete i microfoni tutti. Dobbiamo analizzare e cercare il verbo. Vi ho detto tante volte che in latino il verbo è messo alla fine della frase, vero? Allora, trovare il verbo in un testo latino è facile perché si va alla fine della frase, prima del punto c'è il verbo. In italiano invece il verbo si trova all'interno della frase, quindi lo dobbiamo andare a cercare. Ritorniamo alla nostra frase di prima. Il pesce nuota nel mare. Qual è il verbo? Nuota, è vero? Nuota. Vediamo se riesco a copiarlo, aspettate un attimo. Volevo copiarlo e portarlo di là. Chi è che fa questo rumore? Ma non si sposta, ok. Allora... Nuotare. Chi è che fa questo rumore? Domenico Pio Russo. È Domenico Pio. Allora, il verbo è nuota, è vero? Intorno al verbo quante domande mi posso fare? Nuota? Chi nuota? È vero? Chi nuota? Allora,
ruota. Lo squalo, il pesce. Allora, chi nuota? Posso, quando mi chiedo la domanda chi nuota, come rispondo? Il pesce. Il pesce, vero? Chi nuota il pesce? Allora, un po' grossa sta matita, vabbè. Allora, chi nuota? Quando diciamo chi nuota, chi è nell'analisi logica? Di chi parliamo? Del soggetto. Ma come siete bravi, quindi parliamo del soggetto. Soggetto, va bene? Allora possiamo dare solo una risposta a questa domanda. Il soggetto, chi nuota, lo facciamo pure noi. Sì. La cosina. Sì. Allora, parliamo quando io mi chiedo chi nuota, parlo del soggetto. È chiaro? Sì, maestro, un momento, sto ogni. Se invece voglio allungare la frase, a proposito, quindi, nella frase di prima, il soggetto chi era? Il pesce. Il pesce, vero? Allora, il pesce. Facciamo un'altra freccia. No, mettetelo tra parentesi questo. Il pesce. Il pesce, ok? Nella frase di prima abbiamo detto che il soggetto era il pesce. Ok? Maestro, ma lo dobbiamo scrivere? Sì, Silvana, devi scriverlo. Ok. Maestra, quel nuota con la cornicetta, accanto a chi nuota lo scriviamo o l'hai messo per... No, io stavo cercando una freccia, vorrei capire dove sono nascoste le frecce qua, fammi vedere. Linea, eccola qua, l'ho trovata. L'ho trovata, no, ho trovato la freccia, allora adesso tolgo pure quella. Allora, chi nuota? Ok? Adesso tolgo questa. Aspettate. Le frecce le hanno messe proprio più nascoste che mai. Allora, chi nuota? Abbiamo detto, la domanda è chi nuota? Si risponde con il soggetto. Dov'era che l'avevo trovato quella? La freccia. Eccola qua. Ok, chi nuota? Rispondiamo con il soggetto. In questo caso abbiamo detto che il soggetto era il pesce, vero? Sì. E adesso fate attenzione. Se io dico il pesce nuota, ho formato una frase di senso compiuto? Sì, minima, però. Esatto, e come la chiamo questa frase di senso compiuto? È una frase minima. Ma come siete bravi, ma come devo fare con voi? Siete proprio bravissimi. È una frase minima, è vero? Soggetto, predicato, il pesce, nuota. Allora, purtroppo è passato il tempo, non me ne sono accorta, fermiamoci un attimo qua. Ricapitoliamo, riprendiamo il discorso. Quindi abbiamo detto che quando noi dobbiamo fare l'analisi logica di una frase, prima di ogni cosa dobbiamo andare a cercare il verbo, perché tutto parte dal verbo, ok? Parte dall'azione. Parlando dell'azione mi faccio delle domande. Chi compie l'azione? Il soggetto, è vero?
E quando io formo una frase con soggetto e predicato, che cosa ottengo? La frase? Minima. Minima. Vado un attimo. Aspetta un attimo, perché se mi si riavvia il Windows non posso più registrare. Ok. Allora, abbiamo la frase minima. Quindi, in questo caso, la frase minima qual è? Il pesce nuota. Ma se io... Ma io la frase la posso espandere, vero? Posso farla diventare ancora più lunga. Come la faccio a diventare più lunga? Dando ulteriori informazioni. Ok? Che cosa posso dare come informazioni? Quali domande mi posso fare per allungare questa frase? Con chi? Dove? La prima domanda che mi faccio qual è? Esatto. Dove? È vero? Aspettate. Maestra, dove nuota? Allora, la prima domanda che mi faccio è dove? Allora, poi me ne posso fare tantissime altre, adesso intanto metto le frecce e poi andiamo a vedere quali altre domande mi posso fare, ok? Allora, abbiamo detto la prima domanda che faccio, che chiedo dove? Quindi, dove nuota il pesce? Abbiamo risposto con che cosa? Abbiamo detto nel mare. È vero? Abbiamo formato nel mare. Abbiamo formato una frase con tre sintagmi, giusto? Giusto o no? Mi date l'ok? Giusto. Posso allungarla ancora questa frase? Con gli altri pesci. Esatto, quindi possiamo ancora allungare la frase. È vero, un'ulteriore espansione. Nuota nel mare con chi? Quindi chiederemo con chi? E risponderemo altri pesci. Maestra, con altri pesci. Bravissimo Diego, hai ragione, con altri pesci. Aspetta un attimo. Oppure altri pesci non... Aspetta una. Maestra, possiamo mettere anche come, perché come va veloce. Esatto, aspetta un attimo però. Capito perché prende la gomma se io la gomma non la faccio. A volte è un po' difficile. Se sapesse ieri, guarda là, la pazienza che ci vuole per preparare una lezione, voi non avete la più pallida idea. Soprattutto sulla whiteboard, quando ti ho segnato tipo quel cruciverba, cioè, io non volevo prendere la gomma, l'ho presa e ho dovuto rifare la maggior parte da capo. Allora... si fa di nuovo la... Maestra, anche lì. No, vabbè, lasciamolo perdere.
rifacciamolo, riscrivo. Quindi, con altri pesci. Ok? Potevi anche dire con gli pesci. Con gli altri pesci. No, con gli altri pesci. Con altri pesci, non con gli altri. Sì, però ve lo se n'è andato. Ok. Con altri pesci. Perché se diciamo con gli altri chi? Con gli altri delfini. Allora, con chi? Con altri pesci. Ok? Poi abbiamo detto possiamo fare ancora più lunga la frase, vero Davide? Che cosa ci possiamo chiedere? Dove va anche? No, dove? Con... Abbiamo detto nel mare. Come con va? Chi? Come va veloce? Eh? Quindi come va veloce? Lento. Come nuota? Anche quando nuota, allora prima facciamo quella di Davide, è giusto? Quindi, come nuota? Abbiamo detto più che veloce diremo velocemente, ok? Velocemente. Possiamo fare anche perché sto scappando dagli squali. Perché nuota velocemente? Sì. Eh? Finiscila. Che cos'è? Chi è che deve finirla? Allora, come nuota velocemente, nuota potremmo chiedere anche come il pesce, è vero? Nuota tutto il giorno. Il pesce nuota tutto il giorno. Una domanda che potremmo fare invece è come il pesce o qualunque altra cosa. Come? Rosso. Esatto, potremmo dire. Tutto blu. Vabbè, possiamo dare una risposta come vogliamo, ok? È un aggettivo. Come? È un complemento oggetto. Come? Rosso, dimmi Diego. Praticamente il mio pesce era blu e il suo nome si chiama, lui si chiamava Blu. Il mio pesce si chiamava Blu. Si chiamava Blu perché era blu? Sì. Ho capito. E ora non ce l'hai più il pesce? È morto. Povero pesce. Allora, no, perché i pesci da soli si annoiano. I pesci da soli si annoiano. Allora, adesso osserviamo con attenzione. Siamo partiti da una frase minima. Andrea c'è? Se n'è andato Andrea? Siamo partiti dalla frase minima che era quale? Il pesce nuota. Quanti sintagmi abbiamo qui? Il pesce nuota. Quanti sintagmi? Quattro. Ehi! Il pesce nuota. Quattro sintagmi? Due sintagmi. Quali sono questi sintagmi? Soggetto e predicato. Sono due sintagmi. Sì, io l'ho detto due sintagmi. Allora... Abbiamo espanso la frase, dalla frase minima l'abbiamo fatta diventare espansa, è vero? Come? Facendoci delle domande, chiedendo delle cose e rispondendo
con degli aggettivi, con degli avverbi, con delle preposizioni. La prima domanda: dove nuota il pesce? Nel mare. Quindi formo la prima frase: il pesce nuota nel mare. Quante sintagmi ho? Tre. Tre. Il pesce nuota nel mare. Voglio allungare la frase e dico: con chi? Con altri pesci. Allora avrò la frase: il pesce nuota nel mare con altri pesci. Quanti sintagmi ho? Quattro. Davide, stai attento. Poi vi faccio ancora una domanda. Come nuota? Piano, veloce? Abbiamo detto nuota velocemente. Allora, allungo quindi la frase: il pesce nuota nel mare con altri pesci velocemente. Quanti sintagmi? Cinque. Cinque. Un'altra domanda ancora. Com'è il pesce? Abbiamo detto rosso. Dovevo mettere il verbo. È rosso. Allora, ho la frase: il pesce rosso nuota nel mare con altri pesci velocemente. Quanti sintagmi ho? Sei sintagmi. È chiaro? La frase può reggere da sola già con soggetto e predicato. Più informazioni do, più sintagmi aggiungo. Maestra, il pesce nuota nel mare con gli altri pesci velocemente ed è rosso. Però io ho detto: il pesce rosso nuota nel mare con altri pesci velocemente. Quanti sintagmi abbiamo, Diego, in questa frase? Sei. Abbiamo sei sintagmi, ma il sintagma più importante, quello da dove è partito tutto, dove ho costruito la frase. Intorno a quale parola ho costruito la frase? Nuota. Quindi intorno al verbo, è vero? Però mi sa che qua sopra se n'è andata la che avevo scritto qua, l'avevate copiato voi? Qua sopra che c'era scritto? Come, Emilia? Tutto parte dal verbo. Ok. Tutto parte dal verbo, ok? Allora, adesso ricopiate bene questo. Maestra, io l'ho già copiato. Tutto quanto? Ma siete bravissimi, siete davvero bravissimi. Maestra, sono appena arrivato, però ho copiato tutto. Ok, ma hai sentito la spiegazione, Domenico Pio? Domenico Pio, hai sentito la spiegazione? E mi dici quindi in questa frase quanti sintagmi abbiamo? Quanti sintagmi abbiamo individuato in questa frase? Sei sintagmi. Beh, bravo. Ok, abbiamo individuato sei sintagmi. Ok? Quindi più scriviamo, più informazioni diamo, più sintagmi avremo. È chiaro o non è chiaro? Sì, è chiaro. Ma maestro, i sintagmi si chiamano sintagmi, questa parola così strana, lunga, difficile da pronunciare. E tu perché mi fai queste domande così strane per una bambina di 7 anni?